Sono un fotogiornalista e un fotografo documentarista. Ho realizzato reportage in diversi paesi del mondo e negli ultimi anni sono tornato ad interessarmi all'Italia. Sono interessato ad un'Italia arcaica che in alcuni luoghi resiste nonostante tutto, a tradizioni importanti che vengono tramandate e portate avanti con orgoglio e passione dalle giovani generazioni. Per 3 anni ho lavorato ad un progetto documentario sul carnevale di Schignano, sulle montagne del lago di Como. Questo progetto nasce col preciso intento di confrontarmi con il mio primo long-term project, un progetto a lungo termine nella tradizione del fotogiornalismo documentaristico. Cercavo un lavoro intimo che soltanto questo tipo di approccio lento può offrire. Schignano è un paese di circa 1.000 abitanti, situato nella valle di Intelvi, sulle montagne del lago di Como, ed è teatro, già dalla fine del Settecento, di un carnevale tanto intimo quanto unico e sentito. Carnevale che un tempo sanciva il momento per gli emigranti di ripartire verso le terre del lavoro. Nelle nazioni europee limitrofe, e che era quindi una sorta di festa dell'addio. E col passare degli anni è riuscito a mantenere e a preservare il suo spirito, diventando una vera e propria metafora dell'emigrazione dalla Lombardia povera. L'iconografia di questo carnevale nasce dalla dualità, più complementare che rivale, come avete visto, dei bei e i brut, e si sviluppa poi in numerosi altri personaggi. E la Valenza. Aiuto. Ho approfondito il carnevale e le sue simbologie ed ho scoperto un mondo di tradizioni, uno stile di vita unico, una realtà che mi è sembrata al primo impatto assolutamente impenetrabile. Ma questa comunità, fiera ed orgogliosa, mi ha concesso uno straordinario accesso all'intimità di situazioni normalmente precluse agli stranieri e ho svolto un lavoro estremamente intimo. Questo carnevale ha una valenza molto più importante di un carnevale normale, in quanto è la vera chiave d'accesso a una comunità molto coesa e solitaria, che vive e dà vita al carnevale come la sua espressione più importante, più significativa e più antica. Più che una festa popolare, è una vera e propria opera teatrale, spontanea, anarchica, selvaggia, senza regole né leggi scritte, che sopravvive solamente grazie agli abitanti che la animano e agli artigiani che scolpiscono le favolose maschere in noce. Il mio obiettivo era di realizzare un libro fotografico. Ma per farlo ho deciso di non affidarmi a un editore consolidato, ho scelto di fondare la mia piccola casa editrice. Da qualche anno infatti mi interesso di crowdfunding. Il crowdfunding è un sistema di raccolta fondi che nasce e si sviluppa negli Stati Uniti e che ultimamente si sta diffondendo anche in Italia. Un sistema di finanziamento condiviso dal basso che permette di muovere risorse e persone che sponsorizzano idee e progetti che senza di loro non potrebbero essere realizzati. Ho sponsorizzato il lavoro di altri fotografi e sono principalmente interessato alle autoproduzioni editoriali. Mantenendo una totale autonomia editoriale si possono realizzare libri veramente speciali, con carte e materiali estremamente all'avanguardia e soprattutto con una qualità incredibile che raramente viene utilizzata dalle normali case editrici. Uno dei vantaggi essenziali del crowdfunding è che oltre a permettere ai giovani editori di produrre autonomamente i propri libri, sfruttando canali internet consolidati ed autorevoli, consente di avere immediatamente una diffusione mondiale. Infatti sono molto felice del fatto che il mio crowdfunding sia finito molto prima del previsto, in quanto ho raggiunto l'obiettivo con un mese d'anticipo rispetto ai 3 che avevo preventivato ed ho chiuso il funding al 112% con un finanziamento di più di 13.000 euro. Il crowdfunding conserva, a mio avviso, la poetica della partecipazione, cioè permette alle persone veramente di partecipare a un progetto, diventandone parte. Io infatti continuo ancora oggi a tenere aggiornati i miei founders, nel senso che ogni minimo particolare, ogni passaggio del mio progetto viene poi comunicato ancora adesso, già, nonostante il libro sia stato realizzato. Il preciso intento del mio lavoro è di richiamare la responsabilità comune di preservare la memoria di individui, popoli e tradizioni. E infatti sono molto fiero del fatto che l'unicità, la particolarità del mio crowdfunding rispetto a tutti gli altri è che abbia raccolto molto più successo, molto più sostegno nel mondo reale che attraverso i social network. Il risultato di questi 3 anni di lavoro è il libro Winter's Tale, una favola vitale, selvatica, ruvida, una favola nera, potente ed ipnotica, che svela il volto nascosto di un paese che ancora ospita e nasconde la follia tribale e tutta la carica eversiva di un carnevale delle origini. Grazie.